Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, ovvero in versione giapponese, perché oggi è un grande giorno. Oggi ritorna Gabrant, oggi vengono introdotte le nuove feod all'interno del gioco, ma soprattutto c'è anche in contemporanea stasera la live Square Enix per quanto riguarda la parte global. Quindi io vi invito già da adesso, da questo video, stasera su Twitch sarò in live a partire forse dalle 8:30/9. Voglio vedere un pochettino quando riesco a collegarmi, perché non solo parleremo di Gabrant, dato che ora in questo video andremo a pullare sulla sua LD, ma andremo a vedere anche come si comporta Gabrant con il suo rework e con la sua LD, ma soprattutto andremo a vedere, analizzare e soprattutto fare, se riusciamo, le nuove feod. Ebbene sì, sono state introdotte delle nuove feod che adesso vi farò vedere all'interno del gioco, dove adesso le condizioni sono diverse rispetto a prima, non sono le classiche feod. Come potete vedere adesso dal menu abbiamo una nuova un nuovo livello, abbiamo un nuovo stage con una nuova targhetta, tra l'altro, che io già ho visto, ho avuto la possibilità di vedere, molto molto figa. E come potete vedere qua per adesso abbiamo tutto il menu delle feod già bello completo, ma quello nuovo presenta Burst Token e Lufenia Token. Ora sicuramente mi appariranno i messaggi, eccoli, della stage numero 1. E come potete vedere abbiamo una nuova torre feud composta da addirittura 3 livelli, molto belli da vedere esteticamente. La torre sembra fighissima e tra l'altro il menu ci permette di girare a destra e a sinistra, quindi non sarà una torre ascendente, ma sarà praticamente una torre, probabilmente neanche una torre, saranno dei livelli a scorrimento. Come potete vedere il Perfect Condition, già abbiamo delle nuove introduzioni, addirittura ci daranno 3 Burst Token. Wow, quindi il Perfect ci permetteranno di avere 3 Burst Token. Come potete vedere la parte centrale è bloccata, il livello centrale è bloccato proprio perché dobbiamo assolutamente battere prima i due livelli. Ci sono tante cose da dire di queste nuove feod, ovvero il fatto che i livelli ai lati verranno caratterizzati dall'utilizzo di un personaggio, in questo caso con il colore del cristallo che viene messo in evidenza. Quindi in questo caso abbiamo un cristallo di tipo bianco sulla sinistra e un cristallo di tipo azzurro sulla destra. Mentre invece una volta sconfitte le due torri laterali, quindi due livelli laterali, si sbloccherà quello centrale, che sarà la vera e propria feod. Potranno essere utilizzati fino a un massimo di 6 personaggi, in quanto completando la prima parte, ovvero a sinistra, avremo bloccati 3 personaggi, e completando la seconda parte sulla destra avremo bloccati altri 3 personaggi. La stage centrale si può effettuare con 3 dei 6 personaggi che abbiamo utilizzato per completare ambedue i primi livelli. Quindi diciamo abbastanza semplice come meccanismo. Ogni condizione, ogni livello avrà le sue condizioni, come potete vedere. E cosa importante, come potete vedere, se i nostri personaggi hanno equipaggiata un'arma burst, renderemo il party sinergico. Questa è una cosa nuova che è stata introdotta all'interno di queste feud, anche per valorizzare l'utilizzo e l'effetto delle armi burst, anche perché ormai dopo praticamente quasi mezzo anno, anzi no, forse un anno intero quasi di burst, giustamente il gioco tende a spingere i giocatori ad avere la tier di arma nuova. Inizialmente le burst non erano così importanti, o per meglio dire all'inizio non saranno così importanti, mentre invece adesso avranno un ruolo abbastanza importante. Infatti, come potete vedere, i team senza armi burst
hanno praticamente le stats in bianco, quindi non sono boostati. Mentre invece il party che possiede le burst, come potete vedere, hanno le statistiche in verde acqua, in blu, quindi di conseguenza rendono praticamente il party sinergico. Questa è un'altra novità che è stata introdotta all'interno di questo livello e come potete vedere il cristallo qui praticamente ci indica nella condizione finale di utilizzare almeno un personaggio con il cristallo bianco, mentre invece da questo lato abbiamo bisogno di utilizzare almeno un personaggio con il cristallo azzurro. Devo ammettere che soltanto un colore di cristallo come limitazione iniziale è abbastanza accettabile, pensavo qualcosa di peggio a dire la verità, mentre invece così siamo abbastanza equilibrati e siamo abbastanza facilitati nel completare le missioni, specialmente i più veterani avranno la possibilità. Altra novità, ovviamente Gabrant ha preso il livello 80, ha preso la sua LD, come potete vedere la sua character board adesso non è più completa con il numero 3, ma diventerà 4 nel momento in cui dovessimo trovare la sua LD, livello 80 disponibile anche per lui, quindi che cosa ci resta da fare? Andare assolutamente a pullare. Per quanto riguarda tutti i dettagli e tutte le novità che ovviamente saranno presenti all'interno del gioco, vi invito a seguirmi live su Twitch dove ne parleremo, ne discuteremo e le faremo anche insieme. Ovviamente, essendo all'interno della nostra celebrazione estiva, abbiamo a disposizione la Free Multi, quindi avremo la prima multi gratuita, personaggi sinergici di questo banner, diciamo celebrativo, se vogliamo metterla così. Abbiamo praticamente Raijin, Gabrant e King. Finalmente King era la possibilità di poterlo ottenere se solo non l'avessi preso con i token X. Un'altra cosa che volevo vedere insieme a voi era il fatto di controllare se era disponibile la challenge per quanto riguarda ovviamente anche l'evento in corso, quindi l'evento delle nuove feud. Giusto un attimo, voglio controllarlo insieme perché mi sembra giusto. Dovrebbe esserci perché comunque ormai le challenge, esatto, vedete la challenge viene assolutamente inserita, solo che non so effettivamente come si sblocchi. Ah, ecco, ci sono anche le coop, come giustamente avevano sottolineato, l'evento collegato delle coop. Ah, e ci sono anche due tipi, normal e hard. Quindi ci sarà, c'è veramente tanta roba da fare all'interno e poi successivamente si sbloccherà la challenge. Ok, perfetto. Bene, bene, quindi diciamo che il da fare non manca all'interno del gioco. Detto questo, ovviamente, ragazzi, il mio obiettivo è questa. Mi piacerebbe tantissimo avere la burst di Pesil, però abbiamo a disposizione 260 ticket, la free multi, non so quanto voglio andare a pullare hard, sinceramente, Gabrant. Con questo suo rework, con questa sua LD, non mi hanno fatto particolarmente impazzire. Quindi non so, sono abbastanza indeciso. Sono veramente indeciso se pullare o non pullare. Però la free, ovviamente, non si nega a nessuno. Qualche ticket magari lo tiriamo, giusto per scaramanzia, e poi magari stasera continueremo il resto. Quindi classico metodo e via. Orbo dorata. Va bene. Anche una LD dalla free, sinceramente, non mi dispiacerebbe. Dopo che il gioco ha fatto il dispettoso con Kai'Sa. Giustamente loading e download data non ne ho perché i dati di gioco li ho già scaricati tutti in precedenza, prima di registrare, quindi ex di King. Ok, va bene, ex di King e poi 15,35 di Gabrant. L'ex di King, che maledetto, non mi è mai uscito dalla free, cioè non mi è mai uscito in generale, non solo dalla free, questa volta ha deciso di fare capolino con la testa. Va bene, direi di tirare qualche ticket, magari questi 60 ticket dispari possiamo anche tirarli insieme. Potremmo anche mettere una host di sottofondo. Che ne dite? Volete magari una piccola host? Vediamo se ho qualcosa. Sì, ce l'ho qualcosina.
Va bene, allora io direi che possiamo tirare un paio di ticket e vediamo che cosa succede.
Va bene, mi hanno rimosso le orb dorate dal gioco, praticamente. Mi hanno letteralmente rimosso le orb dorate. Bene, sono felice. Vuol dire che finalmente anche il mio flusso di culone, così come dice qualcuno, è finito. Detto questo, io vi aspetto stasera, vediamo se pullerò qualcos'altro ancora, perché da quello che sto notando sto banner è leggermente chiuso nei miei confronti, quindi magari preferirei risparmiare per Ramu, anche se lì avrò la possibilità di farmare i ticket, le gemme, però magari portarmi qualche cosa in più sicuramente non farà schifo, o per meglio dire non mi farà schifo. Spero di non cadere in tentazione e pullare altri ticket off camera, perché ogni volta quando pullo off camera poi succede il delirio, letteralmente succede il delirio, quindi spero di non farmi prendere dalla tentazione. Detto questo, vi ricordo di nuovo appuntamento stasera su Twitch. Prima Giappone con le nuove feod, i nuovi livelli e diciamo una discussione rapida su Gabrant, e poi successivamente reazione e collegamento in live con la riproduzione della live Square Enix, dove sul global finalmente arriveranno le burst. Quindi grazie ancora per aver visualizzato il video, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa pensate qua sotto di tutto ciò che succederà stasera, e io come al solito vi aspetto. Alla prossima, bye bye.